che questa legge venga radicalmente riformata, perché in nome di questa bigenitorialità ormai obbligatoria si stanno verificando tutta una serie di violazioni dei diritti di donne e bambini, ovvero oggi i padri violenti riescono ad ottenere l'affido dei figli, spesso affido esclusivo, e le donne si ritrovano ad avere contatti protetti con i propri figli, ad esempio ogni 15 giorni, una volta al mese, ripeto, sulla base di queste perizie che ci rilevano come madri troppo protettive, troppo affettuose. Ora, essere condannate a perdere i figli fondamentalmente sulla base del nulla, perché siamo mamme che non hanno mai commesso reati, non hanno mai commesso violenze sui nostri figli, anzi i bambini chiedono di poter restare con noi, ma in nome di questa bigenitorialità che in realtà scompare nel momento in cui i bambini ci vengono allontanati, perché a quel punto il diritto rimane solo dei padri e le madri ovviamente vengono completamente estromesse dalla vita dei propri figli. Quindi chiediamo un intervento del legislatore, perché i casi aumentano giorno dopo giorno, sono casi che come comitato rileviamo essere praticamente tutti uguali, cioè queste perizie che stabilisce il tribunale è come se fossero dei precompilati praticamente, ognuna di noi pur con situazioni diverse, con figli di età diversa, in tribunali diversi, ci ritroviamo con lo stesso esito in questi procedimenti. Noi veniamo condannate sulla base di perizie psicologiche, spesso non attinenti al dato reale, in tribunale non si vagliano più i fatti, per cui noi non sappiamo alla fine come difenderci da accuse inesistenti, cioè siamo noi a dover portare la prova di non aver fatto quello di cui ci accusano, che è un assurdo giudiziario, perché l'onere della prova normalmente è di chi accusa, nel senso che se una persona ci accusa di qualcosa, di violenze o di comportamenti maltrattanti, se non ci sono rilievi di questi maltrattamenti non possono essere allontanati dai bambini. Questi bambini spesso vengono messi nelle case famiglia per essere resettati, scollegati dall'ambiente materno, quindi proprio riprogrammati, come gli psicologi giuridici amano definire questo percorso psicologico, che in realtà è un percorso obbligatorio, coatto, quasi fosse un TSO istituzionale, per cui vengono messi in mano degli psicologi o a dei reparti di neuropsichiatria finché questi bambini non accettano, torto collo, di frequentare il genitore violento, che comunque rifiutano.